Allora, con questa illuminazione dal basso sembra tipo che io stia cercando di fare una roba da Halloween. In realtà sto provando in tutti i modi a capire come fare questa intro. A parte che si vedono i miei sbrillini. Vabbè. Buongiornissimo, io sono Giù e questo è il mio video sulla collezione make-up, o meglio sulla mia postazione, chiamiamola così, che è super improvvisata, che è in una casa in affitto. Dove devo ottimizzare gli spazi perché gli spazi sono quelli che sono. Se vivete a Milano lo sapete qual è la piaga di vivere a Milano, ecco. Io appunto mi sono arrangiata perché ho trovato una panca che era già in questa casa e che ho adibito a mia postazione. Poi ho comprato un mobiletto IKEA e poco altro, in realtà una ring light e una luce che poi vi faccio vedere che è un attimo una chicca. E basta, io spero che il video non sia troppo noioso, che possiate trarre qualche spunto, magari anche per le vostre postazioni. E ci vediamo al prossimo. Ciao! Io sono molto pigra, se non si fosse capito. Quindi, se non ho tutto sotto mano, difficilmente uso le cose. Per cui ho provato, negli anni a ingegnarmi a trovare dei sistemi che mi permettessero di avere più cose tutte insieme, in maniera che non devo alzarmi, andare a prendere la roba. Non ho i rossetti qui perché diciamo che quelli in realtà, essendo l'ultima cosa che faccio quando mi trucco, mi alzo, cerco quella roba lì e poi lo metto, punto. Se dovessi alzarmi ogni volta a prendere il fondo, prendere la cipria, no, probabilmente impazzirei. E basta, iniziamo appunto tenendo sempre presente che sì, sono una persona che è molto comodona, quindi cerco proprio i sistemi e la soluzione per avere più cose insieme nello stesso posto. Allora, partiamo da qui. Proverò a entrare un attimo in inquadratura, anche se ho paura di scazzare un po' col cavalletto, ma vabbè. Questo che vedete qui sulla sinistra è un mobiletto IKEA. Questa è la parte sopra. Io ci ho messo un asciugamano con sopra un panno in microfibra che uso per asciugare i pennelli. Quindi quando sono bagnati li stendo qua, li lascio asciugare e poi li metto al loro posto lì sopra. Si vede solo il culetto dei pennelli. Qua in linea di massima diciamo che ci metto un po' varie cose, cioè in questo momento c'è un temperino, una pinzetta, un coso per le cuticole e questo specchio che mettendolo qui sotto mi occupa un po' troppo spazio, non riesco bene ad aprire i cassettini, quindi lo tengo qua perché se mi dovesse servire un altro specchietto, questo qua lo uso principalmente per i video. Ah, ecco, si vede perfettamente il cavalletto con la macchina. Lo uso per i video principalmente, appunto, perché è molto più comodo rispetto a quello IKEA che è troppo ingombrante. Prima parte, appunto, questa cassettiera Anastasia Beverly Hills che regalavano 1000 anni fa con le palette, però a un certo punto sul sito hanno messo la possibilità di comprare la parte e siccome io ero fissata che la volevo, a parte che mi piaceva di più nera, però non c'era nera. Ne ho prese quattro, mi pare. Qua ne ho due, sono una sopra l'altra perché ogni cassettiera ha due cassetti. E qua dentro diciamo che ci ho messo cose varie ed eventuali, fra cui, vabbè, questi sono dei campioncini per la Julie, che prima o poi dovrò darle. Rossetti vari. Se non ho voglia di alzarmi per andarle a prendere, so che qua ne ho un tot. E soprattutto ho cercato di mettere cose che voglio usare e cose abbastanza varie. C'è anche un gloss, c'è un rossetto mini, ci sono delle tinte di Colourpop. Sotto altri rossetti, qua ci sono i balsami labbra di Pat McGrath, Anthos, Kiko, Urban Decay, Kat Von D, Anastasia. Mentre sotto ho messo sia il kit piccolo di rossettini di Charlotte Tilbury, che mi sarebbe piaciuto tenere in postazione, ma è stato un po' ingombrante, altri rossetti e una cipria perché non sapevo dove metterla. Cerco appunto di tenere fuori un prodotto alla volta di quelli che uso, poi vedrete che non è in realtà proprio così, però insomma. L'ultimo cassettino contiene gli illuminanti, non tutti, ma quelli che uso principalmente, i Becca. Questo è un blush di Hourglass che mi si è rotto e ho dovuto metterli dentro. Questo è un campioncino. E qua ho messo delle matitine minuscole perché se le metto nel bicchiere grande si perdono. Ok, qua abbiamo terminato. Qua ci sono tutti i miei ombretti in crema. Ho deciso di metterli tutti qua dentro. Aspettate che ve li faccio vedere magari.
Perché è molto più comodo averli tutti insieme. Io so che gli ombretti in crema li uso principalmente quando sono mega di fretta, voglio un effetto carino, ma senza star là a impazzire. Quindi, avendoli tutti insieme, ci metto un secondo, tirare fuori la scatoletta, la apro, seleziono quelle due o tre robe, applico e via. E sopra ci sono i pennelli. Questo qua è un vaso IKEA, però vabbè. Diciamo che devo ancora trovare la soluzione perfetta per i pennelli. In questo momento, non so se vedete, c'è un divisorio in cartone che mi divide quelli viso da quelli occhi. Sono tantissimi, sono un po' too much, però vabbè, io li uso spesso, li lavo spesso, sono impolverati, giustamente. Mi piace molto il fatto che sia trasparente questo coso perché riesco a vederli abbastanza bene. Però mi rendo conto che alcuni li perdo, cioè quelli che sono proprio più al centro qui faccio un po' fatica. Quindi sì, devo ancora trovare la soluzione perfetta per i pennelli. Parte centrale, più o meno centrale, centro-sinistra, ecco, c'è la ring light che in questo momento spengo, qua ho il pulsante perché non serve a niente. Allora, cerchiamo di capire. Io diciamo che ho cercato di mettere le cose separate, in maniera che siano sì comode, però che non mi occupino davvero troppo spazio. Vi faccio vedere. Questo barattolino qui è tipo uno di quei cosi che è un vaso, penso, principalmente d'acciaio che ho decorato un attimo, anche se continuo a far cagare, però vabbè. Allora, qua dentro ho varie cose ed eventuali, principalmente cose che sono in stick, quindi che hanno questa forma qui. Matite labbra, matite occhi, ho qualche eyeliner liquido. Ho degli scovolini vecchi di mascara che io utilizzo principalmente o per pettinare le sopracciglia o per tagliare i grumi di mascara o per i baby hair. Guardate quanto cacchio è lunga questa matita di Wet n Wild rispetto a tutto il resto. Quindi sì, primo barattolino è questo. Secondo barattolino è questo qua dietro. Magari se sposto un po' lo specchio si vede meglio. Secondo barattolino, pennelli sporchi, che non vuol dire pennelli da mettere a lavare, attenzione, perché io alcuni pennelli, tipo quello da correttore o da fondotinta, posso usarli anche 2 o 3 volte di fila, anche questo qua da blush, che lo uso per il blush in crema, perché sì, raga, cioè non è che ogni volta che mi trucco uso il pennello pulito, cioè, starei qua a impazzire. Quelli occhi invece sì, quegli occhi difficilmente li riutilizzo, a meno che io non metta solo terra nella piega dell'occhio e via, ma questi qua tipo rosa, viola, così, subito a lavare. Quando questo barattolo inizia a essere tipo così, io li lavo principalmente. Sotto invece c'è questa qua, tra l'altro è bellissima questa ciotolina, dove metto cose che non so dove mettere principalmente. Questa è la ciotolina delle boh. In questo momento c'è la spugnetta che utilizzo molto poco, mi sono accorta, però vabbè, queste invece sono delle goccine di Kiko per scolorire i fondi, una crema. Questa qua in realtà sono dei campioncini che io ho messo qua dentro perché mi viene molto più comodo. La cipria che sto utilizzando in questo momento, che è una delle mie preferite, la Nude Illusion di Catrice. Il brow pot, che per me è tipo ottimo, è tipo pane quotidiano. Il mio è una colorazione Mars, è vecchissimo, ma ne ho uno nuovo da aprire. Vi faccio vedere quanto io l'ho utilizzato, praticamente è finito. Un altro scovolino, anzi ben 2 scovolini piccoli, sempre per la questione ciglia, sopracciglia, baby hair, cazzi mazzi palazzi, e un campioncino di crema di By Terry che vorrò prima o poi aprire. Ok. Vabbè, è caduto qualcosa, me l'aspettavo. L'ultimo barattolino che ho è questo qui dietro allo specchio, quello lì. Ed è quello della spazzatura, ma diciamo che non penso vi interessi molto vedere il barattolino della spazzatura. Qua, se vedete sullo specchio, ho dei rossetti che in questo momento uno è caduto e sono quelli che io metto qua o perché devo ancora mettere a posto o perché voglio testarli. Comunque, nel frattempo li tengo qua sopra, giusto per ottimizzare gli spazi. Questo è il mio cosino che tiene il telefono, ottimo, lo adoro. Lo metto qua, mi metto il telefono, mi metto i video, TikTok, quello che è. Passiamo a qua dietro. Allora, questa scatolina qua è quella dei gioielli e in teoria dovrebbe aprirsi senza che io tenga la parte sopra. Diciamo che sono i gioielli quelli che uso di più, ecco, perché ne ho un'altra dei gioielli là in fondo, ma sono quelli un po' più scrausetti. E sopra ci sono le palette che sto utilizzando in questo momento. Queste ogni tanto le cambio, le giro, perché non ha senso che siano sempre le stesse.
In questo momento, sono dentro a questa scatola, non so nemmeno da dove venga fuori, però le tiene tipo libreria, vedete così, sono incastrate. In questo momento dentro ho questa qua dei Celestial di Nabla, che fanno sempre comodo, fanno la loro porca figura, ci metti un secondo a truccarti e viene fuori un bel risultato. La palette viso di Hourglass, la Ambient, questa qua orrenda di Colourpop ma che ha dei glitter stupendi, madonna, adesso mi casca sicuramente qualcosa. Dei glitter stupendi, però il packaging è orrendo. La Secret, un'altra palette di refill e le due Natasha grandi, quindi la Metropolis e la Sunset. Là dietro, quella roba rosa, è la palettona gigante di Morphe. No, il contrario, di Jeffree Star per Morphe. La tengo lì perché non c'è stata nessun'altra parte, è troppo grande. E anche lei è una palette tutto sommato molto completa, quindi per un make up veloce, diciamo che mi fa molto comodo. Questa, raga, preparatevi perché secondo me sarà la parte più lunga, perché ci sono 1500 cose. Questa scatola qua, che era qua sopra, vedete così, è la scatola di Look Fantastic che io ho messo semplicemente il tappo sotto e la tengo così perché è molto solida, molto carina. E dentro c'è praticamente il mondo, cioè tutto quello che potete trovare. Allora, c'è sia skincare che make-up. Vi faccio vedere come ho cercato di dividerli io. Allora, intanto dentro ci sono delle altre scatolette che mi aiutano a separare. Cioè, questa sono delle scatolette di tisane, queste che mi hanno fatto molto comodo. Queste due. E poi ce n'è un'altra che penso di aver preso da Primark, che in realtà è tipo per il cibo, ma è molto comoda per questo scopo qui. Allora, partiamo da sinistra in ordine. Qua in fondo ho prodotti occhi, principalmente correttori e mascara, con qualche intruso tipo questo balsamo Labbra di By Terry, questo correttore che io sto utilizzando sotto la cara sopraccigliare, un gloss e dei primer, però principalmente è roba che io utilizzo nel quotidiano, ecco. Come uguale qua davanti, solo che ci spostiamo dalla sezione occhi ad altre sezioni. Qua c'è il mio blush in crema, il mio contorno occhi, il mio illuminante. Sono quelle cose che io uso tutti i giorni, cioè sono sicura che questi li pesco prima o poi durante la giornata. Vabbè, il piegaciglia di Shuemura che è tipo il mio grande amore, gel fissante sopracciglia, altro gel sopracciglia, illuminante liquido di Becca, la perfettina di neve che sto provando a smaltire ma la vedo un po' dura, matita sopracciglia, vabbè questo è un balsamo che quando ho zone particolarmente secche lo utilizzo e un burro cacao che fa sempre comodo. Ok, abbiamo fatto questa parte qua, passiamo di là. Ho messo le cose in ordine di grandezza, in maniera che io quando sto seduta riesco a vedere in fondo, perché se li scambiassi questo si nasconde dietro. Dietro ho l'Ambrosia Gel Tonic di parentesi, io mi sta piacendo tanto questo prodotto, ve ne parlerò più avanti, e il serum solare di Anthos che metto appunto sotto la crema. Poi, nella scatoletta che vedete qua, ho tutti i prodotti per la base principalmente. Quindi ho lo Skin Realist di Nabla, ho un fondo di MAC, un altro fondo di MAC, il serum di The Ordinary, e il close up che sto provando a finire, un gloss di Fenty Beauty, perché sì, perché il gloss di Fenty Beauty ci sta benissimo ovunque, il lip oil di Astra che se vedete è già a un buonissimo livello. Milf di Mulac, no scusate, i Maybelline Soothe di Mulac, che anche questo sto provando a finire, e un correttore di Bourjois, che anche questo mi piacerebbe portare a termine. Mentre altra roba di skincare c'è la mia crema che sto usando in questo momento, che mi sta piacendo molto, il detergente pennelli di Anthos perché fa sempre comodo averlo sotto mano, il tonico che però ho messo dentro a questo del Fix Plus, perché vaporizza molto meglio rispetto a uno spruzzino qualsiasi. Il salicilico di Revolution che sto provando in questi giorni. Un siero di Avan per la notte. Un altro mini mascara di Aiko. E altri due prodotti di skincare che sono un siero contorno occhi e un acido ialuronico. Queste tre cose che vedete qua sono le tre. Più questa, quattro polveri che io utilizzo e neanche così tanto in realtà, cioè ce li ho lì perché se mi servissero li ho sotto mano, ma non è che li uso così tanto. Questa è la banana di Essence, che mi piace sempre molto, penso sia la seconda o la terza che uso. Una terra di By Terry,
Molto carina questa, ve la faccio vedere aperta perché merita. Davvero super cute. La terra di Nabla, la skin glazing, che è messa abbastanza bene, nel senso che lo stavo proprio utilizzando. E il Mary Lou di The Balm, che non ne parla più nessuno, ma io continuo a pensare che sia uno dei più belli di sempre. Ecco, abbiamo finito questa parte che per me era un parto. Vi faccio vedere giusto le cosine sotto per farvi capire come mi sono organizzata. Allora, siccome questa è pesante, riesco ad aprire questi cassettini senza dover tenere. Nel primo ho i cotton fioc, nel secondo ho i cotoncini, ecco, e nel terzo ho i gioielli che uso un po' meno, però quelli un po' più casual, ecco. Dietro invece c'è una palette, tanto per cambiare. Ed è sempre una palette di refill, un po' di filtro mistico, insomma. Non sto controllando che le inquadrature siano dritte, quindi perdonatemi, sarà un delirio, ma sto provando a girare questo video tipo per la seconda volta, quindi vada come vada. A sinistra, sì, ciao. A destra di questa scatola dove c'è tutto. C'è altra skincare perché ci vogliamo fare mancare la skincare, però sono cose appunto che non mi serve avere tutti i giorni, che uso solo ogni tanto. Quindi, acqua termale, due acque micellari, una bifasica e una semplice. Il Fix Plus di MAC, che sarebbe caso che io portassi a fine, ma non sono una fan degli spray fissanti, quindi devo proprio obbligarmi a utilizzarlo. Una maschera meravigliosa al miele. Il tonico di acqua distillata di rosa, che è uno dei miei preferitissimi di sempre, una crema corpo di acqua di gioia, il olio glitter di Anthos che utilizzo sulle gambe quando esco tipo la sera. Poi qua ho un altro profumo che di Chloé che uso ogni tanto, è una cosa da borsetta, infatti dovrei metterlo in una borsa, non so perché stia qua. Questo mi piace un sacco, infatti è praticamente finito, è un esfoliatore. Esfoliatore, ciao. Esfoliante chimico con pineapple, matcha tea, lemon, papaya e cucumber. Mi piace un sacco questo e ne ho un altro infatti in bagno. Una lacca, questa la utilizzo solo ogni tanto sulle sopracciglia, mai sui capelli perché io la odio, la lacca sui capelli. Una maschera labbra, un'altra maschera, però glicolico di Caudalie. Questo qua dovrei buttarlo, tipo perché l'ho aperto, ho provato una volta e non mi piace. È un prodotto per le macchie, che poi io macchie non ne ho, però vabbè. Poi questa è una crema, questa tendo a utilizzarla sul corpo perché sul viso non mi piace molto. Un altro spray fissante, cioè non mi piacciono però li compro, capito? Il No Sense. Qua sotto c'è un barattolino. Cazzo! Dicevo, c'è un barattolino di contorno occhi. Al miele, tra l'altro profumo di buonissimo. E questo lo metterò in uso appena finisco il mio, che ho in questo momento. Questo sta finendo, per fortuna, era ora. È un prodotto per una specie di siero, ecco. Poi ho un olio, io gli oli li utilizzo molto d'inverno sopra la crema. Un altro contorno occhi, questo è di Natura Siberica al Ginseng, mi piace abbastanza. Ma niente di pazzesco, e un siero alla vitamina C, che è carino come prodotto. L'unico sbatti è questo coso è di vetro, cioè non si può spremere e non so mai come far uscire il prodotto, devo sempre ingegnarmi. Finiti i prodotti, qua davanti c'è il mio croissant di Tiger. Lo vedete? Super carino, io lo adoro. Dentro ci metto dentro la qualsiasi, in questo momento ci sono dei campioncini e soprattutto è pieno di prodotti per i capelli perché io continuo a perdere gli elastici, quando li trovo li butto qua dentro. Veline che fanno sempre comodo, gel detergente mani che fa sempre comodo, qua vabbè ci sono delle cuffiette, questo telecomando è di quel pannello dietro perché quel pannello bianco, aspettate che ve lo faccio vedere, questo pannello bianco dietro. È una televisione che io ho rotto e che il mio ragazzo si è ingegnato e me l'ha fatta diventare una mega lampada. Adesso ve la faccio vedere accesa giusto per farvi capire come funziona. Questa è praticamente la prima lampada che io ho avuto prima della ring light e mi faceva super comodo la mattina perché qui la luce ce l'ho solo dall'alto. Adesso la spengo perché altrimenti è un po' too much. Però diciamo che è molto comodo.
L'unico sbatti è che si spegne tipo dopo 15 minuti, quindi devo essere veloce. Vabbè, qua dietro c'è una pochettina di Nabla degli ultimi pennelli che ho comprato, guardate quanto è carina, e non so ancora dove metterla, quindi nel dubbio l'ho messa lì. Visto che non pensavo, ma sono stata abbastanza veloce, vi faccio vedere anche la cassettiera, così ci togliamo via il pensiero, e magari anche i rossetti a sto punto, visto che ci siamo. Passiamo alla cassettiera. Primo cassetto in alto, palette. Solo ed esclusivamente palette, non potete capire quanto pesa questo coso. Provo a farvi una panoramica generale. Allora, qua sono scatolette, da qua partono le palette. Poison Garden di Nabla. Soul Blooming di Nabla. Dreamy di Nabla. Oh, questa è storta. Sofix Spa, Extra Spice per Revolution. La palette dell'anniversario di Kat Von D, la Desert Dusk di Huda Beauty, una palette di refill opachi, principalmente Nabla più Puro Bio, questa qui di Morphe che non so mai come si pronuncia, poi palette di, come che si chiama? Zoeva, Matte, Natural Yours, Cocoa Blend. Palette di Anastasia, Prism, Modern Renaissance, che anche questa è storta, e Subculture. Ok, palettine più piccole invece ho questa qui, Viso di Wycon, la palette di glitter di Nabla, questa palette regalo di Carotina della Sleek, meravigliosa, due natascioline che continuano ad autodistruggersi, non so se vedete, ma questa io la lascio qua, non faccio niente, io ogni tanto la trovo così, vabbè, devo ricompattarla per l'ennesima volta, una palette cinesissima di glitter che non ho mai utilizzato perché sono orrendi, però sulle unghie non sono male quando voglio fare la tamarra, una palettina di Anastasia che però dentro ha cose morfe, mi sa, forse questo è di Colourpop. Palette correttori di Essence che non mi piace granché. E basta, mi sa. No, qua di lato ce ne sono altre. Palette viso di MAC, questo qua ha un packaging bellissimo. Palette Colourpop, cute as fuck o boh, yes please, non ho mai capito come si chiama perché qua c'è un nome. Qua ce n'è un altro, non so. E ultimissima che c'è qua dentro questo cassetto è una palette di refill vuota, che però fa sempre comodo quando voglio portarmi in giro roba, ci butto tutto dentro e via. Secondo cassetto, qua ve lo dico già, è un delirio. Ho tolto un po' di roba, fra cui salviette struccanti che io tengo sempre sotto mano perché quella volta all'anno mi servono. Una cipria, aiuto, una cipria che non sapevo dove mettere. Che però mi piace un sacco, ma non sto utilizzando perché appunto ho già l'altra fuori di Catrice. Questo devo metterlo via, magari dentro, probabilmente perché boh, l'ho buttato a caso in un momento di raptus. E queste ciglia finte che sto utilizzando e finché non le butto, non ha senso che io ne apra delle altre. Ok, passiamo al resto. Allora, qui ho dei prodotti finiti. Ho proprio dei prodotti finiti perché sono psicopatica. Dentro c'è tipo Mer, Pioneer, Rossetto di Estée Lauder, cosa che ho finito, che mi piace vedere finite anche per darmi un po' un booster di autostima e di dire dai, ce la puoi fare, finisci altra roba. Questo che cacchio è? Non lo so. E questa invece è la mia scatola delle ciglia finte. Ecco, questa scatola delle ciglia finte. Vorrei provare a ridurla un attimo perché ci sono dentro tante cose che io non uso perché magari le ho comprate tipo su AliExpress e fanno schifo principalmente. Però sì, ecco, questa è piena solo di ciglia finte, come se io le mettessi tutti i giorni, capito? Non le metto quasi mai. Vabbè, allora ci sono delle ciglia di H&M, queste le ho già provate, queste no. Ci sono anche queste qua di H&M, sono molto carine. Però sono vecchie queste. Queste qua invece sono le Demi Wispies di Ardell. Le uso di tanto. E poi ci sono tutte le peggio cinesate qua dentro, che appunto devo decidermi a selezionarle e o farle fuori o darle via, o non lo so, perché io non le uso. E quindi ecco, questa scatola diciamo che occupa un po' troppo spazio per quello che effettivamente io uso adesso, poi la metterò a posto dopo perché in questo momento sta esplodendo. Ecco, terzo e ultimo cassettino. Questo è il cassettino del disagio, ve lo dico già perché
in linea di massima, quando non so dove mettere una roba, apro, butto dentro. Tipo, per farvi capire, in questo momento c'è un pot vuoto che non ha senso che stia qua. Metto via. C'è questa forbice che io uso per sfoltirmi i capelli. Non so perché sia lì per metterla in bagno. Ci sono queste due confezioni che tenevano dentro i rossettini dei kit di Anastasia, che però io trovo comodissimi per i mini pigmenti di neve. Se vedete sopra c'è scritto i nomi, perché mi evita di doverli ribaltare per leggere il nome e perdere polverine ovunque. Poi ho questo qua, che in realtà era un tipo di cerotti di balea, ma dentro ci ho messo il sapone di Marsiglia per fare le sombrow. Le ho fatte una volta e ho capito che mi facevano schifo. Boh, non so, forse lo rimetto in bagno, questo fanculo non mi serve qua. Poi sotto c'è questo, anche questo non dovrebbe stare qua, cioè mi sto autosgridando. Di questo io lo stavo usando, poi non so neanche che fine abbia fatto. Boh, forse l'ho acceso dai miei a Verona, può essere. È una contorno occhi, ma in realtà non è proprio un contorno occhi, è più un siero che è un contorno occhi. Dentro ha delle foglie di calendula, molto carino, molto aesthetic. Peccato che non faccia moltissimo. Diciamo che in estate è molto carino perché ha un pallino di metallo, ma adesso non serve più tanto, quindi lo metto via anche questo. Poi scatolina con polveri principalmente, quindi qua c'è una cipria di Kiko, un vecchio blush di Essence, una cipria terra, boh, che cacchio è? Ah, la cipria quella molto carina di Kiko, che devo ancora iniziare perché appunto non uso molto le compatte. Questa qua è un'altra cosa di Kiko, sempre di quella linea lì, molto carina. Poi ho un vecchio blush di Catrice che mi piacerebbe finire, però il problema è che io non sto più utilizzando polveri per il viso, ho molto poche, quindi faccio un po' fatica. Un altro vecchio blush di Catrice, questo qua tipo non so nemmeno perché l'ho comprato. Ombrettini singoli, io tendo a non accumulare ombretti singoli perché so che non li utilizzo, però queste sono delle adozioni che ho fatto dalla mia cugina. Allora, questo è un bellissimo ombretto di Kiko che devo ancora utilizzare, infatti me lo metto sotto mano. Così in questi giorni lo uso, lo metto nella scatoletta. Questo è bellissimo di Wycon, pazzesco. E della stessa linea c'è questo verdone meraviglioso. I packaging di questi sono bellissimi, però sono super ingombranti. Qua ho un vecchio pigmento di MAC, Silver può essere, una roba del genere. L'ho messo dentro un vecchio pottino di Wycon, il mio eyeliner in gel di Inglot, non c'è eyeliner che tenga, una cosa di burro di cacao per le labbra, una piegaciglia di scorta, questo non è male, però non è neanche niente di che, e basta, scatolina finita, rimetto giù. Qua dentro non so cosa ci sia, aiuto, questa è una pochettina di Clinique. Cose varie ed eventuali, spugnette, dei glitter, delle pinzette per mettere le ciglia finte che non ho mai usato. Boh, qua dentro devo capire un attimo, devo buttare un po' di roba. Poi sopra ci ho messo queste qua che ho appena comprato su Vinted e infatti sono uguali a quelle che sto utilizzando perché sono le mie ciglia prefe di Ailur, le tre quarti. Sono meravigliose, queste qua io boh, mi trovo da Dio, quindi nel dubbio le ho prese anche perché ho trovato una mega offerta su Vinted, non potevo non prenderle. Questa qua è qui, ma aspetta di essere buttata perché in realtà vecchiotta, non la uso più, in più si è scollato lo specchio qui e niente, raga, io proprio non la utilizzo più, mi rendo conto che è veramente tanto vecchia, proprio tanto provata, alla fine l'ho usata abbastanza, quindi va bene così, la tengo ancora lì un po', però in realtà la butterò. Ultimissima scatola della mia collezione della cassettiera. Questa qua, tra l'altro, è molto bella con questo nude. È la scatola del compleanno di Look Fantastic. E qui dentro tengo i prodotti per la base, principalmente, o comunque cose che non ho in uso in questo momento. Allora, ho diversi fondi. I fondi sono purtroppo una mia malattia, nel senso che io veramente vorrei provarli tutti, cioè se ci fosse la possibilità di averli tutti i mini size, li proverei tutti. Ho il famosissimo serum di The Ordinary, però
Però questo qua è un colore un po' freddo per me, quindi non lo utilizzo molto spesso, lo mischio piuttosto all'altro che ho in uso. Questo qui l'ho adottato da una mia amica, la Consu, ed è l'Elfie Mix di Bourjois. Io penso di averlo già utilizzato in passato, almeno uno, sicuramente l'ho già finito in passato, mi piace un sacco questo fondo, dà proprio un aspetto sano. Ho il Puro Bio Sublime, questo purtroppo non fa per me, anche questo è regalo di una mia amica, però cercherò di darlo via o comunque dargli un'altra chance e poi se me lo cestino perché purtroppo è veramente malta sulla mia pelle secca. Poi ho due fondi Kiko che ho preso con i saldi, mi piacciono molto, ho preso un colore scuro per mischiarlo ad altri fondi chiari e un colore che è il mio principalmente. Mi piace tantissimo il pack, è bellissimo e la formula è veramente carina. Questo è un fondo di MAC che io ho finito. Ebbene sì, lo studio Fix Fluid, anche dentro cose di Margherita, e lo terrò per il Back to Mac, tanto lo tengo qua perché non so dove metterlo. Questo qui, sempre della Consu, mi pare, è un po' scuro per me perché è il 2N Vaniglia, lo terrò probabilmente per mischiarlo a fondi chiari. Questo è un primer di Avan che ho comprato su Vinted, che però non ho ancora aperto perché ho altri primer aperti. Altre scorte, ho un Lash Princess, quello arancione, ho una matita sopracciglia di H&M, che a me piacciono tanto queste matite, e un... ma è sporco di olio questa cosa, cazzo. Niente raga, mi sono appena accorta che un prodotto si è aperto, ve lo faccio anche vedere, questo coso si è autodistrutto da solo, e quindi c'è olio ovunque perché era un primer fluido e ho le mani lerce, però a sto punto finiamo il video e basta, adesso mi metterò a pulire. Ho il mio liner prefe della vita, è l'ultimo che ho, e ce l'ho in scorta appunto perché ne ho uno aperto e ho la mia sopracciglia, sì ciao, la mia matita sopracciglia prefe, madonna che schifo, che è quella di H&M. Spero che le inquadrature di prima fossero abbastanza dritte perché non me ne sono accertata, vi confesso. Quindi, boh, anche questa è mezza storta, ma raga, faccio del mio meglio, vi giuro che questo cavalletto mi sta facendo impazzire. Come vi anticipavo prima, di cassettiera Anastasia ne ho ben 4, quindi 2 sulla postazione e 2 sono quelle lì. E anche lì dentro ci sono ovviamente rossetti. Allora, non penso che riusciate a vedere, perché giustamente, però vi assicuro che sono piene di rossetti. Questa ce n'è decisamente pochi, non so cosa è successo. Anche qua sotto sono un po' pochini, ecco, sapevo. Sopra ho i miei due rossetti di Pat McGrath, li metto così in bella vista perché sono belli da vedere. E questi sono due profumi Dolce Gabbana. Questi col... ho preso dentro il cavalletto. Concentriamoci su questa parte qui. Questi cosini in plexiglass io li ho presi tutti da AliExpress, mi trovo benissimo, penso sia il metodo migliore per me per i rossetti. E se ci fate caso, ho cercato di mettere quelli più alti dietro e quelli più bassi davanti per avere modo di vederli più o meno tutti. Allora, raga, partiamo dalla prima, questa qui. Faccio un po' fatica, ecco. Allora, ci sono le cioccolane, io ne ho solo 4. Però ho dei colori che mi piacciono tanto, soprattutto Tasty Ruby per me, mai più senza, e tutte le Super Stay, che però se non sbaglio, ecco, infatti una è qua dietro e sicuramente un altro paio sono in giro. Qualche rossettino di MAC, non sono tutti, li ho un po' sparpagliati, diciamo. Poi dietro ci sono tutti i ColourPop. Io ne ho veramente un sacco perché ero malata di ColourPop qualche anno fa e ho fatto veramente un fottio di ordini. Alcuni saranno da vedere, provare e buttare perché veramente sono vecchiotti, eh? E in più, essendo delle formule liquide, diciamo che è facile che se ne vadano male. Però sono dei colori talmente particolari e pazzeschi e hanno una tenuta assurda che io li adoro tutti. Dietro ci sono due Kat Von D. Avevo anche... Qual è che avevo? Come si chiama? Ah, Bauhaus, che però ho dato via perché non lo usavo. Poi c'è un rossetto liquido di Nabla che mi ha regalato la mia
Amichetta carotina, è meraviglioso questo, e tre di We Makeup che penso siano i miei unici e resteranno tali per un bel po', perché non mi stanno facendo impazzire, cioè in realtà ce l'ho da un po', però non mi hanno mai fatto impazzire come formula, sono veramente molto old style, un po' too much secchi. Davanti invece ci sono, spero li vediate. Mini di MAC, questi qua sono quelli col packaging orrendo di qualche edizione natalizia. MILF di Mulac, che è il mio unico rossetto in stick di Mulac e non mi piace tanto, devo dire la verità. Quindi è il primo e unico. Fancy, sempre di Mulac. Io ho anche i miei bodysuit che ho messo, se avete visto prima, nelle cose che vorrei usare più spesso e finire. Poi ho altri rossetti di Nabla, quindi questi qua della collezione con la fica Cult Matte. Ma anche i vecchi che io adoro, i Diva Crime, a me piacciono tantissimo, soprattutto Balkis, secondo me è pazzesco, Alter Ego e Domina. Mi sa che ne avevo almeno altri due, ma li ho regalati perché non li utilizzavo spesso. Nabla, 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 Nabla. E qua dietro ho altri MAC. Li ho messi qui perché sono più alti rispetto ai Nabla, di pochissimo, ma sono più alti e quindi mi faceva comodo averli tutti lì insieme. Dietro ci sono i rossetti un po' fritto mistico anche qua. Vediamo se spostando questo. Ok, qua fritto mistico davvero perché ho questa Super Stay regalo di Alice, che se non conoscete ha un canale YouTube che io adoro, è in inglese però insomma Ali è bravissima, si fa capire perfettamente. Se masticate un po' di inglese ve lo consiglio assolutamente. Ed è una Super Stay, però la versione è quella americana. Infatti sono, ve le faccio vedere rispetto alle mie, è gigante. È veramente giga. Infatti non l'ho messa insieme perché veramente non riuscivo a vedere niente. E questa qui è Fighter, che io non ho mai comprato, ma ho sempre voluto. Tra l'altro l'ho provata una mezza volta, quindi devo ancora dargli proprio una vera e propria opportunità, poverino. Lo proverò sicuramente in questi giorni. I miei rossetti di Zoeva, raga, io questi ve ne parlo veramente da anni, ma nessuno mi caga. Io li adoro. Sono dei rossetti liquidi che non si asciugano in realtà, quindi non sono delle, tra virgolette, tinte. Hanno dei colori super caldi, quindi per le amanti dei caldi io vi dico sono pazzeschi. E ne ho solo tre perché gli altri colori non mi hanno mai fatto sbarellare, quindi ho comprato loro e sono contenta così. Poi ho delle vecchie liquid lipstick di Wycon, non so se ve le ricordate queste, ma stavano veramente spopolando anni fa. Infatti se vedete sono pack diversi perché le ho comprate in momenti diversi, io le tengo in ordine di numero perché sono pazza. Ne ho tante di queste. Alcune appunto sono nei cassettini là in fondo, altre sono qua, perché all'epoca le avevo comprate e mi piacevano un sacco. Le rossetti, complimenti. Rossetti liquidi di Nabla, ne ho solo 4, di cui solo 2 li ho comprati io, che sono, come cacchio ti chiami tu? Sweet Gravity e Baudelaire. Tra l'altro sto vedendo adesso che Baudelaire messo benino, mentre Kernel e Grande Amore sono stati due regali molto apprezzati. Qua ho un rossetto di NYX, di questa ne ho forse un'altra. Questa com'è che si chiama? Com'è che ti chiami tu? Ah, Soft Spoken. Questo Soft Spoken mi piace un sacco, mentre l'altro che ho non mi fa impazzire. Questo è un gloss di MAC, di quel packaging fichissimo della palette. Questi sono tutti i miei Jeffree Star. Questo no, scusate, è un intruso. Questo è un Wet n Wild che copia i Jeffree Star. Allora, Leo, che è uno dei miei prefe. Gemini, che per me è un must have. Androgyny, Unicorn Blood e Family Jewels. Sono pazzeschi. Questo è l'unico limited, infatti ha il packaging diverso, se vedete, è specchiato. Io li tengo così, raga, perché un po' perché sono pazza, sì, ma principalmente perché li vedo molto prima rispetto a dover prendere ogni volta, alzarli, vederli, cioè ci metto un secondo a sceglierli. E qua ci sono i miei 4 full size di Anastasia. Io ne ho diversi mini, ma questi qua sono quelli che ho preso durante una promo, forse un Black Friday di qualche anno fa. L'unico sbatto di questi rossetti è che entrano veramente a malapena, nel senso che sono proprio grossi e quindi ogni volta devo tipo, vedete che non arrivano sul fondo, restano su sospesi. Sono bellissimi, questi hanno un pack veramente pazzesco, secondo me, sono proprio belli.
Dovrei usarli più spesso, sì, assolutamente. Sono tutti opacissimi, però, cosa che ultimamente diciamo che reggo un po' meno rispetto a una volta. E la figata è che hanno appunto non solo il nome, ma anche un'idea della tonalità, del rossetto. Quindi questa cosa io la adoro. E infatti mi fa comodo dare un occhio e capire cosa voglio. Ecco, se basta, quasi, quasi dai. Ho quasi finito, giuro. Quasi finito. Qua ho delle maschere di Dr. Jart, le tengo qui semplicemente perché non so dove altro metterle. Questo invece è un coso di Miglia Anastasia. In realtà sono, diciamo che un po' li ho regalati, questi qua sono quelli che mi sono rimasti, quindi non sono fedeli ai nomi che ci sono dietro. È un po' un insieme di due set, questo qui che io ho tenuto, e altri di Anastasia perché non ce li facciamo mai bastare. Anche qua, se vedete, ci sono tre spazi vuoti dove ho messo delle mini, perché tre li ho proprio regalati. Allora, questo è American Doll, questo è Stripper forse? No, Curant, questo è bellissimo, questo verdone. Chissà se stavo inquadrando prima, forse no. Requiem e i tre di un set di mini che io adoro. E basta, c'è una palette lì perché appunto non ci stava in postazione e neanche nel cassetto delle palette. Chissà se riuscirò mai a prenderla. Ed è la Cathedral, che non ho mai capito se si chiami Cathedral o in un altro modo. Comunque questa qui, il Kat Von D, che è una tracciata infinita ma è molto bella. Basta, raga, abbiamo finito. Io non ho più voce praticamente e volevo girare un altro video, adesso vediamo se riesco a ripigliarmi un attimo. Spero che il mio video vi sia piaciuto, spero che appunto abbiate tratto qualche spunto, è una cosa che io faccio spesso dei video degli altri, capire un attimo che cosa prendere, che cosa portarmi a casa, ecco là, dei video. Se avete voglia vi aspetto nei commenti ovviamente e niente, vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!